Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovissimo qua, in questo video per andare a parlare di notizie di calciomercato delle squadre calabresi. Oggi diverse notizie, in realtà in meno rispetto agli scorsi giorni, ma comunque tanti nomi nuovi, interessanti, e parliamone un po'. Partiamo da Cosenza, perché c'è un nuovo nome per l'attacco. Si parla infatti di Ribas, attaccante classe 88, attualmente all'Lanús, squadra che gioca nella prima divisione argentina. Attenzione perché comunque il Cosenza ci starebbe pensando, giocatore che comunque interesserebbe anche a altre squadre in Serie B, tra cui anche il Pescara, quindi ci sarebbe concorrenza, ma attenzione perché comunque è un giocatore che l'ha vista già la Serie A, ex Inter, ex Genoa, giocatore comunque interessante, di esperienza, che il Cosenza starebbe puntando come ovviamente attaccante di peso. Vediamo un po', ragazzi, comunque sinceramente non l'avevo mai sentito in vita mia, però vediamone, sì, vediamo un po'. Parliamo anche di Regina, perché ci sono diverse notizie. Partiamo subito dalle uscite, perché Marcucci ormai sappiamo tutti che è destinato ad andare via, ovviamente con la formula del prestito. Si parla di tante squadre in Serie C, ne abbiamo parlato negli ultimi giorni, ma nell'ultimo anno sarebbe inserito il Sudtirol, che sarebbe molto interessato al giocatore. Centrocampista classe 99 che la Regina ha preso da svincolato ex Imolese nel mercato estivo, anche dopo forse, ma comunque più o meno in quel periodo, e adesso ovviamente la Regina cerca di girare in prestito in Serie C. Ripeto, si parla di Sudtirol. E parliamo anche di un altro nome che sarebbe veramente incredibile, perché la Regina avrebbe chiesto informazioni per Musacchio, difensore, ragazzi, comunque del Milan, che tutti conosciamo. Comunque Musacchio, seppur comunque un giocatore che almeno in Serie A non ha incantato, un giocatore che conosciamo tutti ovviamente, difensore che qualche anno fa comunque giocava spesso, ex Villarreal, la Regina ci starebbe pensando. Ripeto, ovviamente non arriverà mai, anche perché prende un botto di soldi, però non si sa mai, ragazzi, il mercato è strano, quindi perché non pensarci, almeno non considerare come nome, anche perché abbiamo visto tante operazioni un po' così. Quindi vediamo un po', ragazzi, potrebbe arrivare, vediamo, sarebbe veramente un colpo incredibile, anche perché non penso lui comunque scenderà in B, però eventualmente. Parliamo però anche di Catanzaro, perché è praticamente fatto, nel momento in cui sto registrando è praticamente ufficiale, già tante fonti, tra cui anche Tutto C, danno per ufficiale l'arrivo di Scognamillo. Penso che domani, nel momento in cui io sto registrando, è praticamente fatta. Poi arriverà sicuramente un video a parte dove ne parleremo, ma è praticamente fatta. Ripeto, per l'arrivo di Scognamillo, difensore classe 94 che arriva dall'Alessandria a titolo definitivo. Si parlava prima di prestito secco, adesso secondo le ultime fonti potrebbe arrivare a titolo definitivo. Ripeto, poi ne parleremo meglio nel dettaglio. Giocatore tra l'altro anche ex Trapani, che l'anno scorso ha giocato al Trapani, ex Parma. È un profilo che è sicuramente interessante per la difesa, va a rinforzare il pacchetto difensivo che andava rinforzato già di base e ancora di più con l'uscita di Riggio al Monopoli. Sarà ovviamente, quando ovviamente sarà ufficiale poi, un colpo di buon livello. E parliamo però anche di Vibonese, perché sarebbe uscito un nuovo nome nelle ultime ore. Si parla infatti di un portiere, cioè Moschin, portiere classe 96, che attualmente è in uscita dalla Pro Vercelli, visto che la Pro Vercelli comunque ha diversi portieri come Saro e Tintori che attualmente giocano ovviamente di più, quindi Moschin è ormai in uscita e la Vibonese lo starebbe puntando. Vediamo un po'. Spero che ovviamente questa notizia non sia legata a un'eventuale cessione di Marson, perché Marson deve essere incedibile, almeno fino a giugno deve essere incedibile. Scusate, ragazzi, stavo dicendo, quindi potrebbe arrivare magari al posto di un Mengoni che ormai alla sua età potrebbe andare via. Vediamo un po', comunque si parla di Moschin. La Vibonese sarebbe anche già una trattativa avanzata con la Pro Vercelli per il suo arrivo. Cioè, non lo so, vediamo un po', ragazzi, comunque vediamo un po'. Trattativa che, ripeto, dovrebbe essere impostata, ma non si sa, non si sa. A questo punto, ragazzi, mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi.